anni nel complesso. Non stiamo parlando di una persona sola, ma bensì dell'intera giunta comunale di Ronco Canavese. Infatti, i tre componenti, ovvero sindaco, vice sindaco e assessore, hanno nel complesso meno di 90 anni. Stiamo parlando sicuramente di, se non della giunta più giovane d'Italia, di una sicuramente tra le prime tre. Oggi siamo qua con il sindaco Lorenzo Giacomino. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Eric Cucciati, che è vice sindaco. Ciao. E Letizia Danna, che invece è assessore. Buonasera. Buonasera. Ragazzi, voi nella vostra giovanissima età siete però effettivamente amministratori, tra virgolette, qualcuno di lungo corso, qualcuno un po' meno, ma comunque avete parecchia esperienza, l'avete già messa a disposizione dei vostri cittadini, ma dell'intera comunità della Valle. Partirei da te, sindaco, dicendo appunto cosa spinge un gruppo di giovani come il vostro a mettersi in gioco in una realtà non facile come quella dell'amministratore comunale, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale? Beh, spinge sicuramente la passione, l'amore per il proprio paese, per la propria terra, per la propria valle, e che sicuramente ci accomuna e che accomuna comunque, non dico i tanti perché sono sempre meno i giovani amministratori che decidono di impegnarsi, ma i giovani che comunque lo fanno, anche se sono appunto sempre meno, e poi farlo in un luogo come il nostro, come quello di Ronco Canavese della Valle Soana, spinge sicuramente il fatto di poter invertire una tendenza che altrimenti ci farà morire da qui a pochi anni, perché purtroppo si perde sempre più popolazione. Certo. Eric, appunto, il sindaco ha detto giovani non sono tantissimi quelli che si mettono in gioco, però in realtà la Valle Soana ha dimostrato sempre in questi anni di avere sempre amministratori molto giovani, sindaci giovani, consiglieri giovani, assessori giovani, quindi allora significa che i giovani hanno voglia di fare. Io credo che i giovani debbano avere voglia di fare, perché io uso una sua citazione che l'amministratore locale è uno dei lavori più belli che ci sono. È vero, è un impegno notevole, ma se uno crede nel proprio territorio, se ama il posto dove, come può essere per noi tre, dove è nato, cresciuto e vissuto, è un impegno che uno deve farlo, non tanto per il bene, per l'immagine, per la gloria, si può dire, certo, ma è per poter dare una speranza a quel nostro paese anche rivolto agli anni successivi, quindi che possa continuare a nascere, vivere, dare prospettive e voglia di tornare ad abitare in montagna, perché io abito anche a Cornier, quindi non posso dire che è una grossa città, ma ha comunque dei comfort che la montagna può non avere, e credo che il nostro impegno, essendo giovani, per riuscire a cambiare la tendenza è proprio di riuscire a dare dei servizi e delle possibilità per dire tornate a abitare in montagna, che ne vale veramente la pena. Certo. Letizia, tu sia da giovane ma anche da donna, cosa significa essere amministratore e impegnarsi per il paese a cui si è profondamente legati, che la propria famiglia è profondamente legata? Allora, sicuramente l'attaccamento, l'amore che io ho per la Valle Soana, che è un posto dove sono cresciuta fin da piccola pur non vivendoci completamente, e Lorenzo mi ha invitato a provare a fare questa esperienza e fin da subito ho accettato. E sicuramente è importante che nella giunta ci sia la figura di una donna, e che questo può portare nuove idee, dei cambiamenti. Andare un po' contro gli stereotipi di tutti i giorni che viviamo, dove effettivamente, tra l'altro, a breve c'è la festa della donna, dove ci si ricorda le donne generalmente una volta all'anno, mentre in realtà la forza che danno le donne è importante ed è fondamentale. Lorenzo, appunto, quanto è fondamentale riuscire a lavorare tutti assieme, non solo voi come giunta, ma come comune, come realtà della valle, per far sì che i giovani, ma non solo i giovani, lascino questo territorio ma facciano il passaggio inverso, tornino, perché in realtà le ricchezze ci sono, le possibilità di lavorare, di creare qualcosa di importante ci sono anche nelle nostre valli. Chiaramente questa qua è la sfida un po' di tutti i giorni, bisogna crederci, non solo quando si ha il vento in poppa, non solo quando magari ci sono delle condizioni favorevoli, quindi finanziamenti che arrivano, opportunità che nascono come
voglio dirlo, insomma, siamo fortunati noi di questa generazione del recovery fund, perché certo, fino a qualche anno fa le amministrazioni locali subivano soltanto tagli anno dopo anno. Quindi bisogna crederci anche, e mi viene da dire soprattutto, nei momenti in cui c'è lo sconforto più totale, sconforto che affligge noi sindaci, noi amministratori locali, sovente, dico io più volte al giorno. Ma è chiaro che se si ha una visione, se si sa la strada che si vuole percorrere, allora si va avanti in qualche modo si cerca da una parte di portare avanti delle battaglie che sono battaglie politiche a favore della montagna, a favore dei piccoli comuni, a favore del non avere un'Italia di serie A e un'Italia di serie B, e dall'altra parte però non possiamo solo lamentarci, e questo io lo dico molte volte, certo. Bisogna dar prova di far qualcosa, e quindi nel nostro piccolo, ne parleremo dopo, di piccole iniziative ne abbiamo fatte, ne stiamo facendo, e crediamo che sia il modo per dare prova che un futuro, ecco, ci può essere. Eric, effettivamente è un territorio non facile come fruizione, perché comunque abbiamo sempre i soliti problemi di viabilità, i discorsi, sempre che la valle molto spesso viene poco anche pubblicizzata. Quindi quanto è importante far sapere quanto c'è di bello non solo a Ronco, ma in tutto il territorio canavesano, nelle nostre valli, nelle nostre montagne? La domanda è fatta giusta e cade a pennello, proprio perché da un lato si può sembrare uno svantaggio, dall'altro per me invece credo che sia un vero vantaggio. Questo perché non abbiamo avuto quell'impatto infrastrutturale che hanno avuto altre vallate del nostro Piemonte. Semplicemente pensare a Bardonecchia, a Sestri, quindi certo, c'è stato negli anni passati quello sviluppo impattante. Certo. Noi si può dire siamo una valle vergine, sì, tra virgolette, sì. Quindi questo ci permette, con tutta una serie ovviamente di svantaggi che ci dobbiamo portare dietro, ma ci permette di costruire da nuovo, cioè di creare tutte quelle condizioni che ci possono permettere di poter portare alla fine dei 5 anni o alla fine del tempo che ci daranno a disposizione per farlo il nostro progetto, l'idea di sviluppare la montagna come non un territorio, non come un comune ostio in cui vado solo il fine settimana o il mese d'estate perché è tutto bello e tutto certo, favoloso, ma dire venite a vivere anche l'inverno, venite a vivere nei mesi difficili, che ce la si fa, è un posto come un altro, e noi stiamo cercando proprio di riuscire a sviluppare questa idea qua. E abbiamo fatto anche un concorso con le scuole nel 2018, quando non ero vice sindaco ma ero consigliere comunale insieme a Lorenzo, e in cui alle scuole tecniche del nostro canavese si era chiesto una cosa molto semplice: professionisti del futuro, perché era collegato a geometri dell'istituto di Cornier e di Ivrea. Gli abbiamo detto: voi sarete i professionisti del futuro, certo, quelli che dovranno andare a costruire, a progettare le case dopodomani. Gli avevamo dato un'intera borgata che vogliamo ristrutturare con un progetto importante. La cosa che gli abbiamo detto, l'incipit del progetto, del come noi come committente, fate in modo, progettate qualcosa che non resti una cattedrale nel deserto, ma che abbia un domani la possibilità di essere finanziata e che sia qualcosa di veramente costruibile e fattibile nel suo insieme. Quindi questo è stato un successo enorme come concorso che abbiamo fatto con le scuole, ed era veramente il messaggio che noi, penso, come giunta ci vogliamo dare, quindi creare qualcosa di concreto che sia fattibile da realizzarsi e che non resti un'immagine come un qualche cosa di bellissimo che poi non si possa mettere in pratica. Certo. Letizia, invece a te chiedo anche quanto è importante in una realtà come Ronco le piccole associazioni o comunque la collaborazione tra quelle che sono le realtà del paese, perché anche in questo caso tramite gli eventi che ad esempio vengono realizzati e anche sono parecchi nel corso dell'anno in quel di Ronco, c'è la possibilità di far conoscere la valle, far conoscere il territorio e portare la gente a conoscere la vostra realtà. Allora, le associazioni sono molto importanti e ne abbiamo parecchie in Valle Soana, alcune sono tra l'altro piuttosto recenti. È molto importante anche che tra di loro ci sia collaborazione, che ci si aiuti. Difatti stiamo cercando di realizzare nuovamente il libretto con le manifestazioni
sensazioni di valle. E non è facile perché bisogna mettere d'accordo non solo i tre comuni, ma le tre proloco e appunto tutte le associazioni che ci sono. E bisogna cercare di evitare che più eventi si verifichino nello stesso momento. E poi è importante saperli promuovere, quindi nella realtà di oggi utilizzare soprattutto i social, i siti istituzionali per cercare di raggiungere la maggior parte della gente. Oggi effettivamente siamo mai in un periodo in cui i social sono la nuova piazza, la piazza dove far sapere le cose, quindi sicuramente poi voi siete giovani e chi meglio di voi conosce l'importanza di questo aspetto. Ultima cosa che vi chiedo prima di congedarvi è quello che quali sono i sogni, tra virgolette, nel cassetto della giunta di Ronco e più che al di là di come amministratori, anche come cittadini del Canavese, cittadini delle valli, quali sono le speranze che avete per il futuro, per quello che è sicuramente un territorio che voi dimostrate ogni giorno con quello che fate di amare profondamente? I sogni sono in quella sfida di cui parlavo prima, cioè tradurre nell'azione quotidiana di un comune e nell'azione quotidiana di un'amministrazione quella che è la propria idea, quella che è la propria idea di sviluppo e come si immagina il paese, il territorio, perché poi ovviamente viviamo in un contesto più ampio di noi, che è quello del Parco del Gran Paradiso, che è quello del Canavese, che troppo poco ha saputo fare territorio nel passato e che ora forse dovrebbe farlo. Purtroppo, Sindaco, è una di quelle discussioni aperte ormai da 30 anni, 40, 50, ormai dalla vita, di fare la famosa massa critica per cercare di arrivare e non riusciamo mai a arrivare. E in quel mettere a terra sta la vera essenza. Il sogno, come si parlava prima, è quello di avere una popolazione che non ci piace tanto definirla residente, ma quanto più abitante, perché vive il luogo. E per farlo servono ovviamente dei servizi. Certo. Servizi che oggi dobbiamo attuare con le risorse che si hanno a disposizione, ma pensandoli a domani, scommettendo in qualche modo. Tra questi servizi per le giovani famiglie, e quindi in particolare ai più piccoli, alla scuola. Mantenere viva una scuola in un territorio come il nostro è complicato, è molto complicato, e anche servizi che oggi non esistono ma che forse un domani potranno esistere. Pensiamo agli asili nido in montagna. Uh-huh. Ora sono davvero un qualcosa che di fatto non esiste, ma ci stiamo ragionando, ecco. Quell'attuare i sogni è davvero il lavoro più bello del mondo, di cui diceva prima Eric. Nel far massa critica posso dare una piccola anticipazione: da qualche mese un gruppo di giovani amministratori del Canavese sta cercando di mettersi insieme per far proprio quella massa critica all'interno delle nostre amministrazioni. A noi viene facile perché insomma siamo qui, e poi all'esterno, proprio per far capire alle istituzioni, anche dei livelli superiori, che c'è un territorio che vuole pensare finalmente al suo futuro e lo vuole fare con i giovani coinvolti in prima persona. A voi i vostri pensieri, i vostri sogni da amministratori? È una domanda non facile da rispondere, perché credo si rischi sempre di vedere un concetto molto astratto, però il sogno è una cosa astratta che poi qualcuno deve provare a concretizzare. Quella è la difficoltà di tutti i giorni, perché quello che mi piace sempre dire a tutti, per molti pensano fare l'amministratore locale in un piccolo comune, sciocchezza, tutt'altro, perché noi dobbiamo essere più combattivi dei grandi comuni, perché tutti i piccoli servizi che abbiamo dobbiamo tenerceli stretti e lottare tutti i giorni contro i tagli che l'amministrazione pubblica vuole fare, perché ci vede come delle cose da dover cancellare per risparmiare. E quindi già solo semplicemente pensare a mantenere una posta, mantenere la scuola aperta, davvero bisogna fare i salti mortali e far capire a chi è più in alto di noi l'importanza di questi piccoli servizi per una piccola comunità, perché senza servizi non si può creare abitanti, quindi certo, gente che voglia venire ad abitare. E sicuramente è che il nostro Canavese e le nostre vallate debbono riuscire a mettere da parte le asce di guerra e riuscire a fare finalmente comunità tutti insieme per poter
far rivivere il nostro Canavese, essendo comunque un territorio bellissimo e pieno di cose da fare e da sfruttare. Certo. E l'ultimo, Letizia. Il mio sogno è che Ronco, ma non solo, anche tutto il Canavese, continui a emozionare tutti, soprattutto le nuove generazioni, proprio come ha sempre fatto con me, che sono sempre andata a Ronco con gli occhi a cuoricino. Guarda, una chiosa finale perfetta, perfetta, bravissima. No, è vero, perché purtroppo troppo spesso ci ritroviamo tutti insieme a criticare e a sottolineare le cose meno belle di questo territorio, quando in realtà questo territorio ha tantissimo da offrire, tantissime ricchezze che non sono ricchezze solo sotto il punto di vista paesaggistico, ma anche proprio umano. Perché voi siete la dimostrazione, voi siete una ricchezza per questo territorio, perché il vostro impegno quotidiano nelle difficoltà, che giustamente si trainava... E negli errori. E negli errori, beh, si imparano gli errori. Chi non sbaglia mai non esiste, o non impara abbastanza. Non fa. O non fa, esattamente. No, come diceva giustamente Eric prima, è un discorso fondamentale quello di riuscire a cercare di portare fuori anche dal nostro territorio, con le difficoltà di tutti i giorni, i pochi soldi a disposizione, i servizi che mancano. Però voi state veramente facendo tanto e non possiamo che farvi, non solo noi, ma tutti i complimenti. Augurarvi un ottimo lavoro, un futuro roseo, non solo da amministratori, ma anche da canavesani. E chissà che non ci rivediamo prossimamente, anzi io mi auguro che siate i nostri ospiti, per parlare di nuovo territorio, parlare di Ronco, ma soprattutto di parlare di una zona bellissima che finalmente si faccia conoscere anche per quello che è, ovvero un posto meraviglioso dove venire a vivere. Grazie ragazzi, alla prossima. Grazie.